Ciao ragazzi, allora partiamo subito così tripletta di Dybala. Mamma mia ragazzi. Ma come vi ho sempre detto, Dybala è un giocatore discontinuo, è un giocatore capace di far schifo contro il Napoli, ma di farti una tripletta contro lo Young Boys. Perché il problema di Dybala non è il fatto che è scarso, che è un top player, il fatto che è discontinuo. Il fatto che in una partita fa schifo, in una partita è bravo, in una partita fa schifo, in una partita è, insomma, in discontinuo. Comunque, post partita di Juventus Young Boys, che è finita 3-0 per la Juventus, tripletta di Paulo Dybala. Allora, ho visto tantissime cose positive. Innanzitutto, il fatto che la Juventus, nonostante giocasse col turnover, perché ho visto il 3-5-2, e oggi tra l'altro Bernardeschi, centrocampista centrale. Ho visto il turnover e diciamo che la Juventus ha vinto comunque, ma è palese, ragazzi. Se mettiamo a confronto la rosa della Juventus contro la rosa dello Young Boys, c'è una netta differenza di qualità, assolutamente. C'è da tenere anche conto, ho notato una cosa, che stranamente Dybala contro il Bologna ha giocato bene e la Juventus giocava col 3-5-2. Oggi la Juventus ha giocato col 3-5-2 e Dybala ha fatto tripletta. Secondo me si trova bene con il 3-5-2 e quando dovremo fare turnover, cioè quando do dovremo fare turnover, come in questo caso, io per se la Juventus dovesse mettere il 3-5-2, io inserirei a prescindere Dybala, perché Dybala si trova a meraviglia col 3-5-2, secondo me, perché sia contro il Bologna che contro lo Young Boys ci ha fatto vedere grandissime prestazioni. Oggi ha fatto una grandissima tripletta, ragazzi, cosa assolutamente che mi ha fatto sorridere. Beh, innanzitutto il ritorno di Khedira, ragazzi, perché al 70esimo è entrato Khedira ed è uscito Pjanic. Khedira è rientrato dopo l'infortunio. E un'altra cosa, Ken. Ragazzi, Ken mi è piaciuto tantissimo il suo, comunque la sua aggressività, la sua voglia di fare gol. Per in 13 minuti ha dato di tutto, purtroppo non è riuscito a segnare, ma io comunque nelle pagelle gli darò cioè, più di 6 assolutamente. Perché mi piace, cioè mi piacciono i giocatori che entrano e nel poco tempo a disposizione che hanno cercano in tutti i modi di fare del proprio meglio. Ken, che in questo caso è un attaccante, doveva cercare di fare gol, aveva la voglia di fare gol. Ken purtroppo non è riuscito nel suo intento, però io darei un po' più di spazio a Ken anche per questa volontà di cercare di far bene. A parte il fatto anche che per esempio nel 3-5-2 io gli darei più spazio, ma a prescindere, Ken si sta dimostrando che anche lui vuole un piccolo spazio nella propria, cioè nella Juventus. E da quello che ho visto contro gli Young Boys, perché questa è la prima partita di Ken appunto in questa stagione, se lo merita tutto lo spazio, assolutamente. Tra l'altro Cristiano Ronaldo è stato espulso, quindi è ovvio che ha avuto più spazio Ken. E comunque è entrato. Ottimo Cuadrado, ragazzi. Cuadrado, grandissima prestazione. Fase difensiva ottima. Bonucci ottimo, che con un lancio lungo trova splendidamente Dybala l'azione del primo gol. Szczesny, più che altro, è come se avesse pagato il biglietto gratis. Ragazzi, non ha fatto proprio niente. Szczesny, come se, ripeto, fosse andato a vedere la partita, però gratis, senza pagarla, ecco. Più che altro non ho visto Matuidi e Alexandro. È giusto, giusto sostituire Merechan per Matuidi. Matuidi deve riposare dopo tutti i minuti che ha fatto nel corso di questo inizio di stagione. È giusto che riposi e che si dia spazio a un giocatore come Merechan, che deve ancora dimostrare qualcosa alla Juventus. Ragazzi, io il video l'ho finito. Ci vediamo anche domani per le pagelle, ma ci vediamo anche per il post partita di Roma Vittoria Pilsen, che guarderò pure quella. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Lasciate un like se non l'avete ancora lasciato. E in descrizione trovate il mio profilo Instagram. Mi raccomando, seguitemi anche lì dove vi aggiorno su news del canale. E quindi mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Trovate il link in descrizione. Detto questo, ciao ragazzi!